Un incidente mortale si è verificato ieri sera sulla strada statale 645 Fondovalle Tappino, sul viadotto tra Campo di Pietra e Toro. Due le auto coinvolte, con un bilancio di un morto, un quarantenne di gamba tesa, e due feriti in condizioni gravi, trasportati presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Sul posto due ambulanze del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso. Una giornata tragica, quella di ieri, sulle strade molisane, con ben quattro incidenti, di cui due mortali nel giro di poche ore, proprio sulla fondovalle del Tappino. Il primo si era verificato sempre nel pomeriggio di ieri, ma in territorio di Gambatesa, in cui ha perso la vita una donna di nazionalità tedesca di 70 anni, ma residente a San Giovanni in Galdo. La tragica giornata di ieri ha riportato alla cronaca il delicato problema della sicurezza stradale, evidenziando ancora una volta come la viabilità di questa regione si trovi in una situazione di profonda criticità.